Come sapete, nella giornata di ieri, il 32 novembre, Lucio Mancale, all'età di 67 anni, Roberto Maroni, già membro di questa Camera dalla 11ª alla 16ª legislatura, più volte ministro e presidente della Regione Lombardia. Nato a Varese, il 15 marzo 1955, avvocato, ha contribuito all'organizzazione della Lega Lombarda del Alto Bossi, nella provincia di Varese, con cui dal 79 aveva iniziato la collaborazione politica. Consigliere comunale nella sua città natale nel 1985, quattro anni dopo partecipò al processo di fondazione della Lega Nord, di cui dal 2002 ha ricoperto l'incarico di coordinatore della segreteria politica federale e successivamente dal 2012 al 2013 la carica di segretario federale. Eletto alla Camera per la prima volta nel 1992, è stato ininterrottamente membro fino al 2013. Nel corso della sua lunga carriera parlamentare è stato componente delle commissioni prima, seconda, terza, settima e quattordicesima, delle giunte per il regolamento delle elezioni e per l'autorizzazione di procedere in giudizio, della commissione speciale per l'esame in sede referente dei progetti di legge concernenti la riforma dell'immunità parlamentare, nonché del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza del segreto di Stato. Nella sua intensa attività parlamentare ha dedicato anche attenzione ai termini delle riforme istituzionali, quale membro della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali nella 13ª legislatura, nonché ai temi internazionali, quale membro nella 11ª legislatura della delegazione parlamentare presso le Assemblee del Consiglio d'Europa e della UE, nonché nella 15ª legislatura della delegazione parlamentare presso l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, della delegazione parlamentare presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa e della Grande Commissione Italo-Russa. Come uomo di governo ha ricoperto molteplici e significativi incarichi, in qualità di vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro dell'Interno del primo governo Berlusconi, e ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del secondo e del terzo governo Berlusconi e ministro dell'Interno del quarto governo Berlusconi. Profondamente legato alla sua terra d'origine, ha ricoperto la carica di presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018. Politico rigoroso, coerente e appassionato, profuso sino alla fine il suo fervido impegno a favore dei temi a lui più cari, quali quelli concernenti la tutela dei lavoratori, ricoprendo la carica di presidente della Consulta per l'attuazione del protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato, organo del Ministero dell'Interno e del Governo Draghi. La sua carica umana, la sua profonda capacità di analisi dei fenomeni economici e sociali, unitamente alla sua costante ricerca del dialogo e del confronto, sono state unanimemente apprezzate e riconosciute dagli amici e dagli avversari politici. La malattia e la sua prematura scomparsa hanno drammaticamente interrotto un percorso umano e politico in pieno svolgimento, facendo perdere al Paese un importante testimone del confronto democratico degli ultimi decenni. La Presidenza ha già fatto pervenire ai familiari l'espressione della più sentita vicinanza e solidarietà, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea, invitandola a un minuto di silenzio.
grazie.